Diamo il benvenuto al Presidente della Camera Roberto Fico, grazie per essere qui, tra l'altro è la sua prima volta qui su questo palco, in quest'aula storica. Grazie a tutte, grazie per l'invito, sì, questa è la mia prima volta in quest'aula, un esordio emozionante e io volevo ringraziare tutti i ragazzi che quest'anno hanno lavorato, tutti gli insegnanti e tutti gli organizzatori come la professoressa Falcone. Giornate così sono giornate davvero memorabili che ti danno la forza di andare avanti. Presidente Fico, lei è un uomo del sud come me, veniamo dalla stessa città, una città bella e con tante difficoltà come Palermo, del resto noi sappiamo che quello che maggiormente preoccupa in certe città è non solo la criminalità, quella la fa il contrasto della legalità, quello delle istituzioni, ma è il pensiero criminale che a volte supera gli steccati perfino dell'età. Nascono le baby gang, nascono piccole organizzazioni locali che poi magari crescendo diventano altro. Come si contrasta questo fenomeno che è innanzitutto, ahimè, culturale, antropologico-culturale, mi verrebbe da dire? Sì, quando parliamo di baby gang parliamo prima di tutto di ragazzi, ragazzi di 12 anni, ragazzi di 14 anni, ragazzi di 17 anni, quindi parliamo di vittime, vittime di una famiglia, vittime di una società che si muove intorno alla famiglia e noi dobbiamo ripartire da questi ragazzi perché dobbiamo guardarli come un'opportunità di cambiamento, ma per fare questo dobbiamo lavorare sulla cultura di tutto il Paese. Quando progettiamo il futuro dobbiamo senza dubbio investire nella scuola, nell'educazione, nella formazione, investire nella rigenerazione urbana, investire negli assistenti sociali, investire nei comuni che danno i servizi ai cittadini. Questo è un punto di riferimento centrale per far sì che questi ragazzi, visti come baby gang spesso, diventano opportunità di rinascita per il Paese. Presidente, un altro aspetto certamente non positivo che ci preme sottolineare è l'esistenza dei tanti giornalisti, colleghi sotto scorta. È uscito qualche giorno fa, se non sbaglio, un articolo del Times addirittura che parlava e citava dei tanti colleghi italiani sotto scorta. Sì, certo, perché noi è inutile negarcelo, siamo un paese dove abbiamo delle organizzazioni criminali molto forti, il ministro dell'interno prima citava giustamente l'Ndrangheta ed è chiaro che automaticamente chi cerca di fare bene, con dignità, il mestiere di giornalista, che è un grandissimo mestiere, purtroppo nel nostro paese a volte può subire delle conseguenze. Io vengo da Napoli, non posso mai dimenticare Siani ucciso da un clan camorristico per fare fino in fondo bene il proprio mestiere. Senta Presidente, il ruolo di Presidente della Camera è un ruolo super partes, di arbitro, ma anche un ruolo che dà politiche di indirizzo. Come si auspica, come augura al Parlamento di procedere nei suoi lavori, soprattutto nelle sue commissioni, che forse sono quelle che il lavoro lo svolgono effettivamente, visto che lei comincia adesso alle sue sorti? Sì, nel mio discorso di insediamento ho detto che il Parlamento per me è centrale, il dibattito parlamentare deve essere centrale, le leggi migliori arrivano dal dibattito parlamentare, dal dialogo parlamentare, dal lavoro in commissione, senza alcun tipo di scorciatoia o gioco per arrivare decretazioni d'urgenza per arrivare subito a una legge. Le leggi hanno bisogno di un tempo consono per dibattere, per essere dibattute in Parlamento, per trovare anche idee migliori per approdare poi a un risultato che sia a passo con i tempi e giusto per tutti. Cosa vuol dire un messaggio brevissimamente ai ragazzi che oggi sono qui tantissimi, ma erano tantissimi sulla nave, sono tantissimi a Palermo come in tante piazze italiane oggi? È chiaro che sono loro il futuro. Il messaggio che voglio dare è partire da un'esperienza personale. Quando fu ucciso Giovanni Falcone e la sua scorta, io avevo quasi 18 anni e mi trovavo nel salone di casa mia e la TV rimandava queste immagini terribili. E in quel momento
dentro di me ci fu proprio una scossa emotiva fortissima, e ci fu dolore, perché questo è dolore allo stato puro per un paese, e potevi decidere di lasciarti sopraffare dal dolore oppure scegliere da che parte stare. E anche oggi essere in politica per me significa aver scelto da che parte stare, non ne ho potuto più fare a meno anche dalle uccisioni di Giovanni Falcone da quel pomeriggio e di Paolo Borsellino. Grazie. Grazie Presidente. Un'ultima battuta su Palermo, perché siamo in questa meravigliosa città che ci ospita. Non c'è solo la mafia a Palermo, diciamolo una volta per tutte. Palermo è piena di gente meravigliosa. Palermo e la Sicilia è una regione, una città meravigliosa. Il nostro paese è un paese meraviglioso, ci mancherebbe del fatto che ci fosse solo la mafia, ci sono tantissime persone che sono oneste, che sono la maggioranza di questo paese, che sconfiggerà una minoranza. Grazie Presidente Fico, grazie e buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Grazie.